What's up skaters, what's up haters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Se sei nuovo, benvenuto nel canale Schiva. Iscriviti, perché oggi ci facciamo una flettata. Ecco, il discorso è che questo è l'unico posto vicino a casa che sono riuscito a trovare, ok? Mi allenavo già qui durante la prima quarantena, in totale rispetto delle regole. Comunque lo skateboarding è attività sportiva individuale, quindi posso praticarlo. Chiaramente non vado fino allo skatepark perché non rispetterei le regole, visto che è 3 km lontano da casa mia. Però sono venuto qui munito di mascherina, cane, skate, in teoria sto rispettando tutte le regole. Anche perché questo parcheggio è tipo a 200 metri da casa, quindi non saprei come altro fare. Quindi niente, iniziamo. In realtà devo cambiare cuscinetti. Ebbene sì, è venuto il momento. Sono ormai, non so quanto tempo, ma tanto che ho quei cuscinetti. Voi vedete, girano, non è quello il problema, ma si fermano subito e lo sento quando skato, che effettivamente mi rallentano un po'. E visto che ce li ho montati da un anno, ci sta come cosa, non sono i più performanti cuscinetti dell'universo, me li avevano regalati, non so se vi ricordate quell'unboxone fatto tempo fa, ecco. Sono andato a Barcellona, li ho messi su a Barcellona, devo dire si sono comportati molto bene, però io sono in collaborazione con Downtown, quindi perché non approfittarne? Non so se vi siete persi l'ultimo video, parlavo proprio di cuscinetti e abbiamo confrontato i GPS della Independence, i Reds e i Bronson. Questi li regalerò a qualcuno di voi appena lo incontro per strada, tanto appena si potrà il primo fortunato li riceverà in regalo. I Bronson li tengo per il prossimo setup perché sono proprio curioso di capire come vanno. A esclusione oggi montiamo i Reds. Ecco, quindi per qualsiasi tipo di acquisto che si rifà al mondo dello skateboarding oppure no, perché c'è anche tanta roba di streetwear, mi raccomando, Downtown, link in descrizione, codice sconto PUSHING10 e avete il 10% su tutto. Ma ora arriva la parte noiosa, devo smontare tutto, che palle. Questa card me l'hanno regalata loro, non so se ve la ricordate in live, e penso sia comodissima. Secondo me è la svolta, nel senso che io la tengo sempre nel portafoglio, così per qualsiasi evenienza è pronta all'uso. Spero che abbia tenuto il filetto dei track, perché sennò oggi non si skate e potrebbe essere leggermente una noia, visto che ne ho voglia dopo 9 ore di scuola. E tra l'altro, raga, questi track si sono comportati veramente veramente bene. Sono gli Independent Hollow 144, sono fichissimi, leggerissimi, resistenti. Chiaro, meno che degli Independent normale, però pesano veramente veramente tanto di meno. Comunque, iniziamo a togliere i cuscinetti. Abbiamo tolto i cuscinetti dalla prima ruota. Reds, Pacer e Reds. Anche la seconda ruota è andata. Riuscirò a skateare stasera? Boh. Non voglio che si faccia troppo tardi, ho anche dei progetti universitari da portare avanti. Forse due trick riusciamo a farli. Ci siamo. Tutte le quattro ruote sono pronte. Dobbiamo solo infilarle e sperare che i filetti tengano. Per favore. Ho messo tutte le ruote. Devo avvitare bene. Questo lo faccio off cam perché è veramente noioso. Comunque la differenza c'è. Sentite che non fanno più alcun rumore. Pazzeschi. Comunque questo rimane veramente a giugio della vita. Io lo metto nel portafoglio, chiudo, in tasca. Oh shit! Questo nollie flip rosicato mi è piaciuto, cioè proprio tirato allo stremo. Allora, come prima cosa andrei a provare un po' di tricky basic per riscaldarmi un pochino. Quindi shove it, 180, un po' di kickflip. Fa un freddo cane e non ho voglia di farmi male. Odio Franz e Shovitz, ma da sempre. Fatemi fare 10 triflip, ma non un Franz e Shovitz, li odio. E mi viene meglio in switch. Visto? Se riusciamo a fare questo switch shove. Olè! Fuck.
Ma? Ok, magari lo metto... Mettiamolo qui, così se chi l'ha perso lo vuole ritrovare, è lì. Eravamo rimasti con lo switchback Seguanedi. Ah, odio. Ecco, è interessante fare questo tipo di allenamento perché capisci dove sbagli, cioè dove devi migliorare. Ad esempio io switchback Seguanedi lo devo migliorare. È tutta paura, lo skateboarding è tutta paura. Olè. E anche i 180 ce li siamo portati a casa. Le scarpe. Mi si sono aperte tipo la terza skateata. E guardate qua davanti. Si stanno aprendo pure qua. Poi per carità, bel feeling. Però è uno skateboarding troppo tecnico per me. Cioè io sono... Non sono così tanto tecnico. Fittano benissimo, vanno benissimo. Sono comode, ti ci devi abituare, sì. Però preferisco delle Vans. Non lo so. Nonostante è ormai più di un mese che le skate, forse anche due, non mi girano ancora. Non lo so. Non le sento mie, ecco, ma poi sono delle ottime scarpe, però secondo me si devono adattare al tuo skateboarding e io non ho uno skateboarding così tecnico. Counts, counts, I don't care. Cavoli, ho missato lo switch flip. Certi giorni mi gira subito, altri mai. Che dite, lo contiamo? Ma sì, dai. I cuscinetti, come immaginavo, si stanno comportando veramente, veramente bene. Voglio provare a provare un trick che ho chiuso veramente due volte ed è figo. È fakie frontside hill. Non è male. Yes! Non era perfetto. Mi mancavano quei 15 gradi per chiuderlo pulito, ma... E divertiamoci. E ho fatto pure l'ollie hill, a posto, male, come sempre. Ah, quanto adoro triflip. Se voglio strafare provo frontside flip, però so già che non mi esce. Quindi... Che sketch. Che era chiuso, ma era sketch, cioè non contava. Tutti così, non li trap, da un po' che non lo provo. Grande compagno di avventure la Santa Cruz VX, iper consigliata per chi è problematico come me su atterraggi pesanti. I cuscinetti si sono comportati a Dio. Fa fresco. Il trick è il trick
più stupido di sempre. Ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che vi siete divertiti. Non mi fate una testa tanta se non ho chiuso il trick perfetto, se era un po' sketchy, se l'ho contato, anche se... Vi ricordo come sempre per acquisti relativi allo skateboarding, link in descrizione, codice sconto pushing10. Ci vediamo al prossimo video. Keep pushing, guys!